Secondo uno studio della Caritas, gli immigrati sono il 9,6% della popolazione umbra. Oggi alcuni di loro sono scesi in piazza a Perugia per la manifestazione Una giornata senza di noi, che si è svolta in contemporanea in 60 piazze italiane. Per noi c'era Mino Lorusso. Una nuova cosa che gli immigrati vogliono far vedere, perché vogliono far vedere che la manifestazione può partire, o il giudizio può partire anche dalla base, e i responsabili dei sindacati devono ascoltare la base, perché sono loro gli iscritti. Per me, tutti italiani, penso che se c'è un accordo andiamo avanti benissimo. Il loro colore è il giallo, giallo per ricordarmi il giorno del 1º marzo, con manifestazioni in 60 città italiane, che la presenza degli immigrati non è un problema per il nostro paese, semmai una risorsa, lo è nell'economia, nella vita sociale, nell'impegno silenzioso che migliaia di stranieri quotidianamente mettono al servizio della nostra società. E il popolo giallo, che si è dato appuntamento con esponenti dell'associazionismo, dei partiti e delle istituzioni nel cuore di Perugia, popolo che si ispira al movimento sorto in Francia nel 1995 per difendere i diritti degli immigrati e che oggi manifesta in Europa, un popolo meticcio, orgoglioso di riunire al proprio interno italiani, stranieri, seconde generazioni, chiunque condivida il rifiuto del razzismo, anche istituzionale, sancito dalle norme e delle discriminazioni. Io sono per la legalità, ecco, prima di tutto sono di quegli immigrati che obbediscono rigorosamente alla legalità. Poi che fuori legge sia italiano, sono straniero, non mi sta bene. Questa giornata è per dire a tutte quelle persone che noi ci siamo e gli diamo una mano in Italia per l'economia. Considera che in Umbria sono 9,6% degli stranieri. Gli stranieri chiedono l'impegno di tutti per una società consapevole, aperta, responsabile, capace di includere e promotrice di una riforma del diritto di cittadinanza, una società più giusta.